Coach, inizia i playoff. Il playoff è il momento più atteso dell'anno, da tutti gli appassionati, immagino anche da parte vostra. E come ci arriva Modena? Partiamo così con una domanda un po' larga. Sì, beh, che bello innanzitutto, è il momento che tutti aspettano, pubblico, addetti ai lavori, giocatori, allenatori, perché sono tutte partite importanti e a me in particolare piace questo momento perché non si può sbagliare niente, perché bisogna stare iper concentrati, iper sul pezzo per preparare al massimo queste partite importanti. Modena ci arriva in crescendo e sempre guardando sulla nostra metà campo direi che alcune cose sono migliorate, ora è il momento di farle vedere con più continuità. Si è parlato inevitabilmente in questi giorni dell'assenza di Sbertoli, a Trento è arrivato anche il francese Garcia. Si è detto un po' di più di pressione su Modena, un'occasione in più per Modena, magari i giocatori di Trento invece saranno ancora più responsabilizzati proprio per l'assenza del loro palleggiatore titolare. Ecco, cosa ha cambiato, no? questa assenza e per voi cos'è? Innanzitutto dovresti chiedere loro cosa ha cambiato. Per noi cos'è? Per noi non è niente, perché il parco attaccanti di Trento è quello che conosciamo tutti, quindi assolutamente rimangono i favoriti per questa serie, parla la differenza di classifica, di punteggio. È chiaro che Modena va per fare il meglio che può e per giocare la pallavolo migliore che possiamo esprimere in questo momento. È vero che la serie è lunga, 3 su 5, ma la prima partita è sempre molto molto importante, potrebbe dare grande pressione all'una o all'altra squadra. Ecco, il valore di gara 1, il valore dell'inizio di gara 1. No, il valore di gara 1 è altissimo, anche perché noi la giocheremo fuori, quindi sappiamo quanto Trento faccia bene in battuta nel proprio palazzetto. Però ripeto, credo che bisogni mettere in campo tutto quello che possiamo a partire dai fondamentali sporchi, dalla difesa, dai primi tocchi. Queste cose sono importanti per dare qualità al gioco e per mettere pressione all'avversario, a qualsiasi avversario. Tornerai con il tuo assetto tradizionale, con Osmani Guantorena e con Davischibo posto, immagino. Ma ho avuto buone risposte da Saposhkov nella gara di Piacenza, può essere una soluzione, come può essere una soluzione partire con Vlad. C'è anche la situazione di Osmani da tenere sotto controllo. Le chiedo, a parte l'impresa contro Trento, cosa chiede la squadra in questo finale di stagione, specialmente i ragazzi che stanno ritrovando le prestazioni come Rinaldi, ecco? Di partire con una nuova mentalità, di tenere in mente le cose buone, di cancellare quello che non è andato benissimo magari in questa stagione e proprio di ripartire con un nuovo campionato, perché effettivamente i playoff sono un nuovo campionato da affrontare con uno spirito, con una mentalità sempre alta, sempre al 100%. Lei su cosa ha lavorato per cancellare questi errori di cui parlava nel corso della stagione? Abbiamo aumentato sicuramente il tempo di allenamento, abbiamo posto l'accento su alcune situazioni, per esempio sulla palla alta, che statisticamente non erano a livello, e quindi continuiamo a migliorare su questi aspetti qua. Vigilia di playoff, te lo chiedo, novità sul rinnovo di contratto? Potresti anche non chiedermelo, però me lo chiedi, no, non ci sono novità.